E quindi no, lascio la parola alla profia, sperando di non aver copiato troppo. Ma no, non è vero. Sono un po' imbarazzato perché ho detto non verrà nessuno. Per cui sono venuto, come dice mia madre, trullallero, trullallà. Poi mi ha detto aspettiamo 5 minuti perché sta ancora entrando gente. Ho detto ancora, cioè quindi c'è qualcuno. E quindi grazie, davvero, perché ho detto chi viene alle 15? E invece c'è gente. Aveva ragione Giancarlo. Conoscete Giancarlo? Con queste cravatte gialle. Vabbè, come si dice abitualmente, non ha bisogno di presentazione, ma infatti lo conoscete tutti, l'avete visto. Ed è stato veramente un viaggio bellissimo, perché ognuno si ricordava un pezzo, no? Chi si ricordava la bolletta troppo cara, il duplex, Piazza Bengasi, che ora si deve dire Bengasi. Per dire, è sempre, ma per noi è stata sempre Piazza Bengasi con il suo mercato. Beh, anche Piazza Sofia per il torinese, no? Intitolata Sofia Loren. Vabbè, perché il complimento in realtà mi imbarazza. No, 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 ma figurati, mi imbarazza, ma è un modo per dire no, fammi un. Allora, siamo qui con Luca Bianchini, Nessuno come noi, il suo ultimo romanzo. Edito da Mondadori. Allora, l'hai presentato qui all'Unione Industriale del Centro Congressi, la sala era gremita, devo dire che ti diverti sempre tu a fare le presentazioni e fai divertire il pubblico. Allora, è un romanzo che parte dalla tua adolescenza, dal liceo Maiorana, dagli anni Ottanta. Perché ti è venuto in mente, ti è venuta voglia anzi, di scrivere un romanzo ambientato in quel periodo? Beh, Nessuno come noi nasce proprio da un ritrovamento di un diario in un cassetto, mentre credo, forse stavo cercando uno scontrino, la garanzia del frigo. E ho trovato questo diario, ho iniziato a leggerlo, all'epoca mi appuntavo le varie notizie, foto di pazzi Kensit a Sanremo senza la spallina, cose così, scritte con pennarelli Uniposca, e ho detto ma a me piace questo mondo qui. Mi sono un po' regredito. E la mia compagna di banco, che è ancora una mia amica, ha ritrovato anche lei il diario di terza superiore e partendo da quei due diari ho iniziato a fare questo viaggio di questi tre della provincia di Torino, Nichelino, Moncalieri e Trofarello, che insomma si avventurano nella vita in un liceo molto particolare. E hai presentato questo libro, la prima presentazione è stata fatta proprio al liceo Maiorana. Com'è andata la presentazione? Una serata indimenticabile, credo una delle più belle della mia vita, perché c'erano tutte le mie celebrities dell'epoca, quindi i compagni più grandi, volevo essere come loro. È stato veramente bello, i professori compagni, la Luciana Littizzetto come, diciamo, padrona di casa. Bellissimo, una serata stupenda. È comunque un romanzo che ha dei riferimenti profondamente autobiografici. Sì, perché nulla è più facile di raccontare le cose che conosci, per cui Nichelino negli anni Ottanta, avendoci vissuto, la conoscevo molto bene, per cui me la ricordo, anche perché c'era la nebbia, cose che oggi non ci sono più, la nebbia, gli autobus, gli orizzonti, la gente che gioca nei cortili a c'era calcio. La tipo? La ritmo. Io avevo la ritmo orrenda, era brutta già all'epoca. E c'era una professoressa del liceo che invece era la professoressa di sinistra. Che automobile aveva? Aveva la 500, e leggeva il manifesto, apriva la porta a quelli di lotta comunista, la chiudeva a quelli dei testimoni di Geova. Ecco, e c'è una storia d'amore anche in questo tante romanzo. Le storie d'amore ci sono sempre nei miei romanzi, perché io non so scrivere storie che non abbiano storie d'amore, per cui c'è quella tra adolescenti, c'è la confusione, c'è l'amore proibito tra un insegnante e un genitore di sessi opposti, quindi comunque è così. Ecco, quella è una storia a cui tengo molto, perché è proprio una cosa un po' classica. E ti sta dando delle grandi soddisfazioni questo romanzo. Sì, no, sono contentissimo, perché comunque essere già in classifica dopo un mese, anzi essere ancora in classifica dopo un mese, ti sei portato a casa la faccia, ti incornici la classifica in casa, puoi sparire per sempre, tu il tuo momento di gloria come le Olimpiadi, quando il bronzo della Cagnotto, lei ce l'avrà per sempre. Quindi Rowling, Davenia e Bianchini, 1, 2, 3, Saviano decimo, io accidenti, ce l'ho in casa, incorniciata. Senti, in chiusura, è stato un caso o è stato fatto apposta il fatto di presentare questo romanzo qui
con una ex professoressa scrittrice. Beh, a Torino, io cerco sempre di stare vicino delle persone a cui voglio bene, che stimo, che mi vogliono bene, quindi ho pensato che potesse essere divertente essere interrogato da Margherita Oggero, che non mi regala mai complimenti, è una donna integra, è una scrittrice severa, brava, mi è simpatica, mi piace anche quando mi tratta male, per cui è stata perfetta. Allora, Luca Bianchini, Nessuno come noi, Mondadori. Grazie, Luca.